Un saluto a tutti gli ascoltatori interconnessi, sono con Angelo Enzo e come tutti i fine settimana parliamo di rugby. Ringrazio il circuito RD a radio, circuito Radio Speaker, per la disponibilità e lo spazio che mi concede per parlare di questa magnifica disciplina del mondo del rugby in Italia. Allora, eravamo rimasti la settimana scorsa che le nostre rappresentative nazionali della nazionale femminile maggiore e le due rappresentative under 18 per quanto riguarda dovevano svolgere per quanto riguarda i tornei del 6 nazioni. La nazionale femminile veniva praticamente da un terzo turno e doveva praticamente svolgere questa partita contro la nazionale irlandese. Allora, la partita purtroppo ha avuto un esito negativo e a maggior ragione, come ho detto la settimana scorsa, anche qua è stato abbastanza evidente il fatto che la nazionale italiana non sia riuscita minimamente a imporre un suo gioco, perché la nazionale irlandese non solo l'ha dominata su tutti i fronti, ma è riuscita anche a ridurre notevolmente tutte le attività di attacco della nazionale italiana, che è riuscita solamente per brevi tratti a superare, diciamo, la metà campo irlandese, arrivando solo una volta a fare una meta. La nazione irlandese, soprattutto nell'ambito della difesa, è stata ineccepibile, con una situazione di possesso di palla, soprattutto nelle fasi avanzanti, che hanno difficilmente consentito all'Italia di recuperare la palla. Comunque, la cosa strana è che la nazionale irlandese non è qualificata per la Coppa del Mondo, però ha dimostrato, lo sta dimostrando in questo torneo, di avere comunque tutte le carte regole per poterla svolgere. Comunque, detto questo, ribadisco il concetto della nazionale italiana femminile, che dovrà comunque migliorare soprattutto nell'ambito organizzativo. Questo sta nella Federazione Italiana, ripeto, cercare di organizzare meglio per quanto riguarda le attività femminili nei club. È un consiglio che do appunto dal punto di vista è che le grandi squadre delle top 10, soprattutto in Serie A, dovrebbero essere obbligate a svolgere un'attività di vivaio per quanto riguarda l'attività femminile. Ora la nazionale italiana ritorna in Italia e dovrà affrontare la nazionale scozzese, che anche come risultati che sono stati svolti in precedenza potrebbe essere alla portata della nostra nazionale, però questo non è detto, perché ogni partita fa da sé. Quindi la partita che svolgerà contro la nazionale scozzese sarà il 23 aprile e alle ore 20:20 possiamo vedere la nazionale italiana in diretta su Sky Sport. Per quanto riguarda invece le due nazionali under 18, tutte e due stanno svolgendo, come ho detto, il festival delle sei nazioni. Allora, la nazionale maschile ha giocato la prima gara contro i pari età della Scozia, andando a perdere per 17-31. Anche questa è una partita un po', difficile da decifrare, perché una nazionale italiana che ha mantenuto per un lungo tratto anche una supremazia territoriale e anche di punteggio, per poi però essere poi superata nell'ultimo periodo della gara dalla Scozia più coriacea e più forte, che ha riuscito a ribaltare e a portare a termine con una vittoria abbastanza schiacciante. La seconda gara invece, che è stata svolta mercoledì, ha visto invece la nazionale italiana un pochino riprendersi e con una nazionale inglese nettamente più forte non solo ha mantenuto la possibilità di poter recuperare una gara, ma colpa di un cartellino rosso a 10 minuti alla fine ha ceduto contro i pari età della nazionale inglese. Una partita che secondo me, ripeto, poteva essere un pochino gestita meglio, però la nazionale irlandese e la nazionale inglese ha dimostrato, soprattutto per lunghi tratti, di avere quella capacità poter mantenere una forma di supremazia, ripeto, soprattutto dal punto di vista fisico. La nazionale italiana ora avrà l'ultima partita domenica di Pasqua contro la nazionale irlandese. Per quanto
quanto riguarda invece la nazionale femminile, ha svolto due gare con tempi da 35 minuti contro la Scozia pareggiando 0-0 e uscendo sconfitta con il Galles per 12-0, mentre l'altra partita che ha svolto sempre mercoledì l'ha vista sconfitta solo per 24-22 contro la nazionale scozzese che, come ho detto in precedenza, nella prima partita invece l'aveva vista pareggiare. Per quanto riguarda tutte e due le situazioni, diciamo che la nazionale italiana Under 18 viene comunque da una struttura accademica che gli permette durante l'anno di avere una situazione di continuità di allenamento, anche se poi gli stessi atleti giocano in nazionali, in club, diciamo che difficilmente gli consentono di poter andare a giocare nelle loro prime squadre. Questo è un grande limite che dobbiamo accettare, dobbiamo capire, perché invece questo non accade soprattutto nelle nazionali sia della Francia che quelle delle Union anglosassoni. Mentre per quanto riguarda quella femminile invece abbiamo una situazione veramente molto ancora da costruire, e i risultati che sono avvenuti sono risultati che possono farci ben sperare, perché a parte la Francia e l'Inghilterra che sono secondo me molto distanti, ma le altre nazionali sono alla pari un po' di quella italiana, quindi sta alla federazione italiana imporre una forma di obbligo, questo da un punto di vista di soprattutto nelle società di top 10 e nelle società di Serie A, l'obbligo di avere dei vivai di vivai di serie di femminile che debbano poi anche loro gestire un campionato giovanile, o addirittura creare una forma accademica non proprio come quella maschile, ma che possa essere gestita da vari poli di varie zone territoriali italiane, per far sì che il livello di gioco, ma soprattutto il minutaggio di gioco di queste ragazze aumenti. Questo perché secondo me questo potrebbe portare a migliorare notevolmente anche l'approccio delle nazionali giovanili, soprattutto quando si fanno questi tornei con altre realtà europee, soprattutto delle Union e di quella francese. Ora, ripeto, l'ultima partita dell'Under 18 maschile verrà svolta il giorno di Pasqua contro la nazionale irlandese. E vediamo un attimo se la nazionale italiana potrà recuperare un pochino, ma fino adesso solo delle sconfitte. L'unica, ecco, ripeto, l'unica sconfitta che è onorevole in quanto riguarda quella contro la nazionale inglese può far ben sperare per quest'ultima partita contro la nazionale irlandese. Ora invece andiamo a parlare delle nostre franchigie. Allora, io vorrei scusarmi con voi perché la settimana scorsa mi ero dimenticato che le Zebre dovevano anche loro svolgere l'ultima giornata del campionato Europe Challenge contro la squadra di Newcastle Falcons, e mentre ho parlato solamente di Treviso che giocava il suo ultimo turno contro Perpignan. Ora, per quanto riguarda i due risultati, il Treviso ha vinto la partita contro Perpignan, una partita un po' difficile, un po' ostica, perché comunque la squadra francese da parte sua ha messo in campo tutta l'esperienza di una squadra francese che gioca ad ottimi livelli. Però la vittoria di Treviso fa sì che la squadra trevigiana possa passare agli ottavi di finale, e la vedrà ovviamente l'ottavi di finale la vedrà sfidarsi contro la squadra del Tolone. Sarà una bella partita fuori casa. Diciamo che sulla carta il Tolone è favorito, però da quello che sta facendo nel campionato francese non è detto che il Treviso possa riuscire anche ad andare in Francia a fare il colpaccio. Quanto riguarda invece le Zebre, come ho detto, ho dimenticato di dire, giocava l'ultima partita, e la partita è stata veramente interessantissima, e ha visto purtroppo uscire sconfitte le Zebre per 25-22 all'ultimo minuto, proprio l'ultima azione, con una meta trasformata dalla squadra inglese che ha ribaltato un risultato che vedeva sempre in avanti la squadra italiana, la nostra franchigia italiana. Ora si riposeranno le squadre per quanto riguarda l'attività per la settimana di Pasqua, e poi ci rivedremo poi più là, ripeto, con l'ottavi di finale per quanto riguarda il Treviso e i turni, diciamo, della United Rugby Championship che verranno poi svolti in seguito. Per quanto riguarda invece il top 10, allora, la settimana scorsa si è secondo me definitivamente conclusa la griglia, perché con la vittoria di Calvisano contro le Fiamme Oro ha fatto sì che praticamente Calvisano acquisisca definitivamente il quarto posto, e quindi la griglia dei quattro posti prende forma e sarà quella di Padova, Rovigo, Palo Rugby Reggio Emilia
e lo stesso Calvisano. Quindi queste quattro squadre molto probabilmente, anzi no, molto probabilmente, definitivamente si scontreranno per i playoff, le semifinali dei playoff dello scudetto. Nelle altre gare, ovviamente, l'unica cosa da segnalare è il fatto che Colorno, purtroppo perdendo con Padova, perde la possibilità di arrivare al quarto posto, però un quinto posto meritatissimo che rende onore a una società che è partita quest'anno con una buona fattura e ha concluso un campionato con risultati che molto probabilmente forse all'inizio non erano auspicabili. C'è da segnalare poi l'ultima, diciamo, la prima vittoria della Lazio che va a vincere a Piacenza, una partita che comunque non darà possibilità a Lazio di rimanere in top 10, però ha consentito alla Lazio di vincere per la prima volta una partita. Ora l'ultima cosa è la finale della Coppa Italia, quindi sabato 16 aprile avremo la finale di Coppa Italia tra le Fiamme Oro e il Padova. Si giocherà a Parma, allo stadio Lanfranchi di Parma, una finale tra una squadra outsider che è quella delle Fiamme Oro contro la prima in classifica del top 10. Ora, detto questo, io vi ringrazio, vi do un saluto caro, vi auguro una buonissima Pasqua e ci sentiamo prossima settimana per parlare di tutto quello che è accaduto in questo fine settimana.